tutti amici di Yoga Italy, è il giorno della finale di Sanremo e qui ci sono delle persone molto 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 importanti, perché abbiamo Franco Fasano. Ciao. Fasano, autore di Avrei Voluto, che ha rappresentato l'Italia, lo sapete benissimo, nel 88, 89. Scusate, nel 89, io le date, e dopo la vittoria ti lascerò a Sanremo. Anna Oxa, Fausto Reali, canzoni stupende, Franco Fasano le scrive da, non so, da quanti anni hai iniziato a scrivere canzoni? Non mi ricordo, sì. Però diciamo che ho cominciato a scrivere con condizione di causa più o meno intorno ai 16 anni, quindi intorno al 77. Poi ho cominciato a trovare anche che queste canzoni me le facevo incidere. E poi soprattutto quando ho cominciato a incidere ho trovato qualcuno che diceva che voleva portare lì. Nel senso che se voleva cantare lì. Le canzoni belle si cerca sempre di portare via, perché Franco Fasano nasce come cantante, lo sapete, insomma, io mi ricordo ancora Mi piace tu. Diciamo la seconda, il secondo singolo, scritto insieme a Italo Iani Albertelli, che però è stato il primo singolo che ho portato con una casa discografica, diciamo, il mio primo contratto importante, con Durium. Durium, pensate, era il singolo che si sentiva in radio, poi si è durato. Durium, a proposito di Eurofest, propose Messa da Righezzi, ti ricordi? Era un disco che aveva prodotto da Durium. C'era ancora un grande interesse verso il festival, sì, che sta tornando poi ultimamente. Come è andata l'avventura per Oxa e Leali, che ti ha portato a vincere Sanremo con la mia innanzitutto nasce comunque dalla collaborazione con Fausto, prima, che aveva cantato Io amo il mio amico, 87-88. Poi Fausto Leali faceva parte della mia stessa agenzia teatrale, che era Fai Management, dove c'era Dio Sepe, che era un po' il direttore artistico di questa agenzia, che oltre per i concerti curava un po' gli artisti anche dalla vista della genere. E così, quando nell'89 decisero di scegliere la mia canzone per Sanremo, che in realtà non lo cantavano più, cioè loro avrebbero dovuto cantare e quel giorno non cantare più. Poi uno non piaceva la strofa, l'altro non piaceva il ritornello, alla fine hanno cominciato a cercare altre canzoni. Non più ricordarsi quest'altra canzone che già Fausto aveva scelto per il suo album, e mi venne in mente che nonostante non fosse una canzone che aveva una grande apertura del ritornello, poteva essere la canzone che poteva venire in un duetto della sua lista. Ora ho fatto un cambio di tonalità per permettere a Oxa di entrare e quindi di essere nel suo range loro, no? Così come loro. Però anche questa canzone non convinceva tanto la produzione, anche perché c'è stato un momento in cui al Festival di Sanremo è durato solo una settimana, ma sembrava che dovessero andare Oxa e Leali accompagnati dai miei grossi. Allora ci siamo incontrati con Descalzi, con Belleno, e poi è diventato un paio di Nox, e mi è venuta in mente questa canzone che avevo sempre scritto insieme a Fabrizio Bellincioni, perché secondo me aveva le caratteristiche anche per valorizzare le voci dei Nucleosi, poi e fece un provino che ricordava un po' questa connubio delle tre località artistiche. Se non che poi la tournée con i Nucleosi si riferì soltanto ad Anna Oxa, e quindi questa canzone non fu nemmeno poi considerata per il Festival di Sanremo. E dopo averne cercato tante, deciso che ti lasciavano una canzone. Però quando hanno poi deciso di portare al loro festival Oxa e Leali, hanno ricominciato a cercare le canzoni, e la prima canzone in pole position, perché quella piaceva tutte e due, era proprio Avrei Voluto, che fu prodotta da Mario Natale e Turanti, che erano quelli che il giorno non perdere più per me, che poi andò quell'anno a Sanremo. Questo è un po' la sintesi. Esatto. Io la posso dire una cosa ad Anna Oxa e Fausto Leali: ma perché non mi piaceva quella canzone che era la mia preferita? E quel giorno non mi perderai più. Ma forse perché non era adatta alla loro volontà. Probabilmente anche tu hai saputo cantarla con, a parte la vocalità, che con un certo, un
una certa anima, perché ci aveva veramente colpito tantissimo. E tu dopo hai scritto per lo Zecchino d'Oro, hai vinto mi sembra, o sbaglio, il meglio Mario, qualcosa del genere. Quello è stata la mia prima vittoria con lo Zecchino d'Oro, che dopo il Milano Festival è una delle trasmissioni dedicate alla musica dell'infanzia che ho portato del mondo, non solo del mondo. A me, anche grazie a questi social che ci sono, arrivano ogni tanto delle email, dei messaggini che si riferiscono proprio alla storia delle mie canzoni legate anche ai bambini. Comunque, Meglio Mai è stata la prima canzone che ha vinto, ma la mia prima bella canzone che ho scritto per Zecchino d'Oro, Goccia d'Oro. Ma ecco, visto che scrivi anche tante canzoni per bambini, hai mai pensato, ti è mai venuta l'idea di cercare di scrivere qualcosa per il Junior di Eurovision Song Contest, che è la versione per i bambini praticamente? Ma guarda, non mi è mai capitato perché sostanzialmente non sono stato invitato a farlo, ormai sai, le canzoni si scrivono e cioè si scelgono perché ti invitano a farlo, soprattutto anche qui al Festival di Sanremo dopo di tempo. E poi secondo me quelle comunque non sono canzoni per bambini, quelle sono canzoni da adulti adattate o per ragazze, insomma. Quindi è sempre un esperimento interessante, tra l'altro la manifestazione è molto bella. Però diciamo che non scrivere per bambini non è proprio così uguale come scrivere per i grandi, perché soprattutto dal punto di vista del testo hai delle responsabilità importanti, perché la credibilità dei bambini è anche quella di raccontare delle storie che in qualche modo le appartengono. E all'Eurofestival, seppur junior, cantano delle canzoni che promettono di essere, insomma, in panchina, nella squadra della primavera, insomma, no? Quindi promettono qualcosa. Il mondo dei bambini è abbastanza circoscritto a delle tematiche. E se ti chiedessero di nuovo una canzone per il festival, quello vero? Ma anche quello di Giulio, perché no? Però bisognerebbe capire chi la canta e bisogna sempre cercare di mettere a fuoco, no? Come quando fai uno scatto fotografico, bisogna quell'immagine di metterla a fuoco. Per mettere a fuoco bisogna sapere chi la canta. E non è detto che tu la scrivi apposta perché la canta, sono tanti che scegli, come spesso mi è successo, tra le cose che si hanno da sé, la più adatta. E adesso il tuo futuro in questo momento, il futuro diciamo prossimo? Chissà, io continuo a fare i miei concerti, e fortunatamente sta andando molto bene perché sono un concerto che io racconto con la mia storia e racconto proprio come sono uno dei miei concerti recenti che ho fatto da Lascio, ho proprio raccontato questa storia di avrei voluto, perché la considero una di quelle canzoni senza tempo, che hanno quella forza di comunicare un'emozione a prescindere, no? Da una moda. Ho avuto il piacere di cantare insieme a Roberta Bonanno. È stata una bella interpretazione. E io adesso ti lascio andare perché sei sempre così presa ed è bellissimo che con questo è un talento deve comunicare. Facciamo un saluto ai nostri amici di Ogai Italy. Allora un saluto agli amici di Ogai Italy e avrei voluto continuare a tutti i punti. Anche noi, ciao.